Presentato a Teramo da parte dell'assessore regionale al lavoro e alla formazione Pietro Quaresimale, l'evento denominato La Regione Abruzzo scende in piazza, apri la porta al tuo domani, che interesserà le piazze dei quattro capoluoghi di provincia abruzzesi nel mese di ottobre. Il primo appuntamento sarà a Teramo il 6. L'obiettivo dell'evento è quello di mettere in connessione diretta la Regione Abruzzo, aziende e lavoratori, per incrociare domande e offerte e presentare tutte le possibilità e gli incentivi per creare una nuova cultura del lavoro. Ci saranno dei villaggi per ciascuna città capoluogo di provincia, come dicevate voi, Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila, in cui faremo dei veri e propri colloqui di lavoro con le aziende partner, faremo anche dei convegni e dei workshop e quindi si creerà a tutti gli effetti un villaggio del lavoro diviso appunto con un auditorium in cui metteremo in campo e illustreremo le misure e un'altra parte invece dove ci sarà proprio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Queste misure rientrano nel FSE Plus, che è una dote finanziaria di circa 400 milioni e riguarderanno misure quali incentivi all'occupazione per giovani, persone fragili, over 50 e donne, la formazione, che sicuramente è importante perché io girando per le aziende non si trovano determinati profili, quindi spetta a noi istituzioni, incrociando domande e offerte di lavoro, capire quali sono i profili ricercati e andarli a formare. E poi ci sarà un orientamento anche per gli studenti per cercare di capire quali sono le loro dedizioni per farli inserire nel mondo dell'istruzione e quindi nel mondo del lavoro. Tra l'altro ci saranno anche misure per mantenere i livelli occupazionali. Cerchiamo di dare un segnale importante al mondo del lavoro dando delle opportunità alle persone che hanno difficoltà a trovare lavoro e soprattutto a coloro che hanno perso lavoro e quindi cercare di ricollocarli e avere quindi un'ulteriore possibilità lavorativa. Per partecipare all'evento basterà iscriversi ad una piattaforma che presto la Regione Abruzzo metterà online. Ci si può prenotare per fare il colloquio nella piazza stessa, quindi sicuramente una cosa innovativa che io ho voluto perché delle volte le persone anche sono un po' restie a andare negli uffici. In questo caso invece noi scendiamo in piazza, gli uffici saranno nelle varie piazze con i dipendenti per cercare di illustrare quali sono le opportunità per la gente che ha difficoltà nel mondo del lavoro.